Buonasera ai nostri telespettatori, bentrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo di un tema che sta tornando al centro del dibattito non soltanto politico, ma sociale tra i cittadini dell'area metropolitana, vale a dire la nascita della nuova Pescara. Il soggetto che prende vita da una legge regionale, frutto a sua volta di un referendum, che è nella sua fase attuativa. Però, proprio all'interno di questa fase attuativa di un disegno legislativo già in vigore, tornano a riaffiorare ostilità e idee diverse rispetto al progetto di fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. È nato un vero e proprio comitato per il no alla nuova Pescara, anche se c'è da dire, appunto, c'è stato già un sì in vigore, e ci sono invece le forze che puntano da sempre e ancora oggi con maggiore energia a seguito di questa discussione che si è riaperta a accelerare questo processo. In realtà c'è già una fase istituzionale già avviata, come dicevo, e per cui in questa trasmissione vogliamo cercare di spiegare ai nostri telespettatori quali sono i pro e i contro di questo processo. Lo facciamo con tre ospiti nel nostro studio, al centro del quale abbiamo posto la figura istituzionale, perché è la persona che in questa trasmissione, pur avendo le sue idee sulla nuova Pescara, deve svolgere un ruolo di arbitro, perché lo svolge nel suo incarico. Vale a dire Enzo Fidanza, che è il presidente della commissione statuto della nuova Pescara, che appunto vedete in questa inquadratura, è la persona al centro tra i due esponenti del sì e del no alla nuova Pescara. Buonasera Fidanza. Buonasera, Lei ha un buonasera. compito molto delicato e in questa trasmissione mi aiuterà anche a fare da moderatore, se ci riusciamo. Allora, perché per il sì abbiamo, e non potevamo non avere, Carlo Costantini, avvocato, Buonasera, buonasera. buonasera a tutti. Vabbè, consigliere comunale di Pescara, diciamo che un po' è stato l'animatore dal punto di vista politico, insieme a un comitato che poi è nato per la nuova Pescara, che raggruppa anche le forze imprenditoriali, le forze sociali che sostengono e hanno sostenuto e continueranno a sostenere questo processo. C'è invece la novità che il comitato per il no, noi banalizziamo il comitato per il no, ma poi c'è insomma un'articolazione un po' più complessa, che è rappresentato in questo studio da Andrea Fantauzzi. Buonasera Fantauzzi. Buonasera, Il comitato si chiama F646 Montesilvano Città per Sempre. F646, che cos'è Fantauzzi? Riferimento al codice fiscale, ovvero i nati nel comune di Montesilvano. Quindi i codici fiscali di Montesilvano hanno tutti come penultima parte del F646. E questo, insomma, già è abbastanza identitario in sé. Allora, iniziamo dalle procedure. Fidanza, facciamo un punto della situazione per i nostri telespettatori, soprattutto per quelli che non sanno nulla di cosa sta accadendo, del lavoro che state svolgendo dopo l'entrata in vigore di questa legge regionale che ha istituito, tra l'altro, anche questa commissione statuto che lei presiede. Qual è il suo lavoro e quali sono le tappe che state attraversando? Allora, noi siamo arrivati a questa elezione nel mese di ottobre, alla fine del mese di ottobre, e abbiamo quindi concluso l'iter della formazione dei ruoli istituzionali che si occuperanno di questo percorso normativo a cui lei faceva riferimento e che è questa legge regionale. Con l'elezione del Presidente della Commissione Statuto abbiamo avviato tutte le procedure che dovranno accompagnare questo percorso, che durerà fino al 1° gennaio 2022, salvo proroga. E io ho detto che la politica non si dovrebbe scandalizzare se in questo periodo non ce la dovesse fare e, come dice la legge regionale, per volontà dei tre comuni può allungare al 2024. Cosa stiamo facendo? Naturalmente abbiamo cominciato con la prima rendicontazione e l'Assemblea Costituente ha già approvato la settimana scorsa una prima, diciamo così, relazione su base semestrale, che era quella del secondo semestre 2019, per dire proprio le procedure che abbiamo messo in campo. Ce ne sarà un'altra,
ancora più importante di quella che è già stata approvata, entro il 31 marzo, perché mentre la relazione a cui abbiamo fatto riferimento era una relazione su base semestrale, sì, quella del 31 marzo invece è una data fissata dalla legge regionale. Entro, quindi, il, 31 poi, marzo, entro il 31 marzo che cosa entro fare? Il 31 marzo dobbiamo fare una relazione anche qui. Per fare cosa in questa relazione? Per dire agli enti preposti, ai soggetti preposti, quindi il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, cosa si sta facendo dentro la formazione dell'Unione dei Servizi e della formazione dell'attività regolamentare dell'Assemblea Costituente e quindi anche dello Statuto. Come ci stiamo muovendo? In questa fase noi abbiamo previsto, abbiamo già calendarizzato una serie di riunioni della Commissione Statuto che tendano, anche sulla scorta di una risoluzione che è stata approvata e votata all'unanimità dall'Assemblea Costituente, che dà incarico alla Commissione Statuto di redigere prioritariamente il regolamento del funzionamento della Commissione dell'Assemblea Costituente. Perché? Perché è chiaro che l'Assemblea Costituente, come ogni consiglio comunale, ha bisogno di regole che vanno... E sarà il primo consiglio comunale della nuova Pescara, questa diciamo Assemblea Costituente. Diciamo in questa fase svolge questo ruolo e deve essere regolamentato. Dentro a questa regolamentazione, nella risoluzione, è già stato previsto che l'attività deve essere anche incentrata alla creazione di commissioni che cominciano a lavorare sui servizi da diciamo così, mettere in relazione tra i tre comuni, quindi cominciare a fare questo lavoro che va verso la fusione delle attività amministrative tipiche dei tre comuni, che quindi vanno in qualche modo calendarizzate e soprattutto avviate, perché la legge dice di avviare questo processo, non ci dà un tempo, sempre il tempo massimo della fusione dei tre comuni, ma sempre con questa calendarizzazione che noi cominciamo con il 30. State lavorando, stiamo già lavorando. E in che clima state lavorando? Beh, stiamo lavorando in un clima intanto di serenità istituzionale, perché è giusto che sia così, fermo restando le posizioni e al di là della mia posizione personale, che è nota, che è inutile che ripeto qui, ma comunque certo, io sono tra i favorevoli, ci sono giustamente i più convinti e i meno convinti. Ora io penso che in però rispetto alle regole al momento non ci sono alle regole, ostacoli, intoppi. Esatto, insomma, rispetto alle regole allora, le regole date naturalmente. Allora io sono spiego rispettate. Allora a questo punto i due comitati, se questo processo è iniziato, come lo si ferma? Come lo si può fermare se non si è più d'accordo rispetto al referendum, alla legge, a tutto ciò che è stato fatto finora? Lo chiedo a Costantini, che è quello che invece tenderebbe a salvaguardarlo questo percorso. Devo correggere la premessa. Sì. Il processo non è già iniziato, il processo si è concluso, perché il processo costituzionale di realizzazione di fusioni tra comuni facenti parte della stessa circoscrizione provinciale prevede fondamentalmente due fasi. La fase del referendum consultivo, che non è evidentemente vincolante, ma che raccoglie il punto di vista delle popolazioni interessate, ed il referendum consultivo si è celebrato con l'affermazione del sì individualmente all'interno dei tre comuni coinvolti nel processo di fusione. Il referendum consultivo poi necessita di una fase successiva, che è quella dell'espressione della volontà del legislatore regionale, e anche questa fase si è conclusa con l'approvazione di una legge, e ci tengo a sottolinearlo credo per la prima volta, perché in questi mesi ho sentito molte critiche al testo di quella legge, con una legge secondo me ben fatta, che ha definito un termine di conclusione del procedimento che è 1 gennaio 2022, ha definito la possibilità di prorogare questo termine di 2 anni nel caso in cui non ci fossero i tempi tecnici necessari per sistemare da un punto di vista burocratico il processo di fusione, che ha una sua complessità, e che ha definito un percorso che non conduce immediatamente dall'oggi al domani le istituzioni comunali alla fusione, sarebbe impossibile, ma che ha previsto la necessità di integrare l'esercizio delle funzioni in maniera associata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima di arrivare al giorno in cui nascerà con un suo codice fiscale il Comune di Nuova Pescara, a proposito di codice fiscale, i comuni dovranno iniziare a mettere insieme le funzioni. La funzione urbanistica, per esempio, i servizi sociali, la gestione dei tributi, per fare in modo che il punto di arrivo
non sia un punto di arrivo che ponga il nuovo ente di fronte al buio, ad un burrone, ad un baratro, doveva essere un punto di arrivo che troverà l'ente già preparato. In questo contesto, ripeto che ha già esaurito le fasi costituzionali del referendum e dell'approvazione della legge, io penso che sarebbe più corretto parlare del come realizzare la nuova città, molto più che parlare del farla o del non farla. Bene, perché... E di questo parleremo, perché alla mia domanda lei ha risposto. Adesso la faccio la stessa domanda, ovviamente la faccio a Fantauzzi, ma come pensate di fermare un processo che l'avvocato Costantini dice si è già concluso, fare una nuova legge, fare un referendum abrogativo se possibile? Giuridicamente, come al di là delle motivazioni, come potreste intervenire per fermare del tutto questa macchina? Carlo Costantini ha descritto ciò che è l'iter per poter giungere alla istituzione, ovvero alla creazione di un nuovo comune. Però di fatto il comune è istituito con legge regionale, ma ad oggi non è ancora attivato, perché persistono ancora le autonomie dei tre comuni che dovranno essere oggetto di fusione. È pur vero che comunque sia è sempre il legislatore regionale che ha il compito di continuare a valutare e ponderare gli interessi in gioco al fine di poter valutare se effettivamente questo processo di fusione è diciamo funzionale nell'interesse dei cittadini oggetto di questo intervento. E su questo che nascono soprattutto da parte nostra delle riflessioni, perché è vero che il referendum è stato celebrato e che ha avuto un risultato positivo. Il referendum innanzitutto per il legislatore regionale ha una valenza prettamente consultiva e quindi non obbliga il legislatore, quindi il Consiglio regionale, a dover necessariamente seguire la volontà popolare su questo argomento, ma ha la facoltà di continuare un iter di valutazione e vedere se effettivamente quel progetto di fusione proposto è la soluzione per quella comunità. In quel periodo ci sono stati poi degli elementi che hanno modificato sostanzialmente anche la valutazione e che vorremmo che il legislatore regionale prendesse in considerazione, perché le ragioni per le quali si deve avviare un processo di fusione io penso che sono negli interessi dei consociati, dei cittadini, per poter erogare loro dei servizi migliori, per poter consentire loro di avere diciamo una qualità della vita migliore nel pagare le tasse all'interno di questo nuovo comune. E però ci sono delle situazioni che ci insomma destano particolari perplessità, tant'è che noi siamo no per la nuova Pescara, ma non è un no così di principio, un no campanilistico, più che altro è ragionare se effettivamente ad oggi nel 2020 quell'idea nata nel 2013-2012 e poi concretizzatasi col referendum nel 2014 è effettivamente la soluzione ideale a queste comunità. E ecco, secondo però, noi, però lo sbocco sarebbe comunque presentare una nuova legge noi regionale fare che questo. Abroghi la legge. Esatto, la legge, perché comunque la potestà normativa è sempre del Consiglio regionale e quindi il Consiglio regionale può con legge sostanzialmente modificare la norma del 2018. Ma l'avete già, c'è qualcuno che già l'ha presentato? Non è stata ancora presentata. C'è qualche forza politica che si fa carico di questa? Personalmente per il comitato ho elaborato sostanzialmente un testo normativo che va in quest'ottica. Okay. Io sono più per l'abrogazione, perché comunque il Comune della Nuova Pescara è istituito e se si dovesse decidere di seguire una terza via, quel comune non ha più ragione di esistere neanche sulla carta. Ci sono altri che magari possono vedere una modifica alla normativa, ma ciò non incide sostanzialmente su quello che è lo stato giuridico del comune istituito, che a mio avviso andrebbe, se si decide appunto e se le nostre argomentazioni dovessero trovare un certo tipo di riscontro, dovrebbe essere appunto abrogato. Allora, abbiamo fatto una discussione adesso sul piano giuridico che ci ha chiarito quali sono i termini della situazione e dei punti di vista. Al Presidente Fidanza chiedo se dal punto di vista invece della concretezza delle prime fasi del vostro lavoro state incontrando dei problemi che prescindono dalla presa di posizione a favore o contro, ma problemi reali da risolvere nei tempi dovuti. Ecco, lei ad esempio rispetto al fatto di
unificare i servizi, unificare la toponomastica delle città. Ecco, vi siete tracciati una linea di problem solving, come si dice, rispetto a tutta una questione, a una serie di questioni che immagino non siano marginali nel dar vita a una nuova città? Beh, assolutamente no, non lo sono, ma noi nella fase a cui lei faceva riferimento non ci siamo ancora arrivati. Siamo nella fase in cui stiamo costituendo tutte le organizzazioni interne per arrivare ai primi appuntamenti volti alla unificazione dei servizi elencati dalla legge regionale, ancorché li elenca in 12 servizi esemplificativamente, non in maniera esaustiva. Il punto è esattamente questo. Noi, da arbitro, come lei diceva, sì, dall'inizio, io sono da una parte affiancato da Carlo Costantini, che è stato uno dei promotori e che ha portato, come dice lui, a questa fase: referendum, legge regionale, adesso noi siamo in fase applicativa. E c'è un altro fronte che invece parla di quello che deve succedere da oggi in poi. Quindi dicono: se questo percorso deve essere rivisto dal legislatore regionale, che è l'unico depositario di questa possibilità. E su questo siamo tutti d'accordo. Il punto è questo, però. Io dico, nel frattempo, che il percorso che si è concluso e che ci ha portato qui e che se ne vuole aprire un altro, cosa si fa? Ecco, esatto. Come si comportano i tre comuni nel frattempo? Nel frattempo i tre comuni devono assolutamente, in vigenza di questa legge regionale, procedere. Perché se non si procede, in attesa che forse il legislatore regionale, stimolato o in maniera autonoma, tenga conto delle questioni e le riveda e quindi ponga in essere una rivisitazione della legge o addirittura un'abrogazione, ma se così non dovesse essere, noi cosa facciamo? Aspettiamo il commissariamento? Perché quello sarà il passaggio successivo. In attesa che la politica si decida, quindi il legislatore regionale riprenda in mano, e se non lo dovesse riprendere, intanto io ho il compito, io, insomma, l'Assemblea Costituente, la Commissione Statuto, di procedere all'applicazione della legge che oggi c'è. Se la legge sarà rivista, io personalmente e tutti gli organismi che saranno chiamati ad occuparsi della nuova legge rivista farai i conti con la nuova legge. Ma nel frattempo lei non osserva atti di ostruzionismo, di siamo in una fase in cui è ancora presto, è ancora presto, non perché ci studiamo, perché siamo nella fase in cui cominciamo a mettere nero su bianco sui percorsi da fare per l'unificazione dei servizi. Benissimo. Che è il primo passaggio. Allora, abbiamo spiegato, io spero, in questi 15 minuti che cosa sta succedendo. Penso che siamo stati anche abbastanza chiari per capire che la scadenza è quella del 1 gennaio 2022, salvo altri 2 anni che, conoscendo come vanno le cose in Italia, possono essere anche in qualche modo ipotizzabili, ma che la macchina è partita e la si ferma soltanto se si fa una legge per abrogare. Quindi in questo contesto entriamo nel merito e ci entriamo subito dopo la pubblicità facendovi ascoltare un sondaggio realizzato a Montesilvano, che insomma è, insieme a Spoltore, tra i cittadini una delle altre 2 realtà coinvolte insieme a Pescara, dove non abbiamo fatto sondaggi perché ci interessava di più capire quali potevano essere i problemi piuttosto che in qualche modo le questioni legate alla città appunto è quella del capoluogo provincia. Ma ascoltiamo che cosa dicono i montesilvanesi subito dopo la pubblicità e poi su questo confronteremo Costantini e Fantauzzi. Siamo a Montesilvano e chiediamo ai cittadini se sono favorevoli o contrari alla nuova Pescara, cioè la fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Lei è favorevole? Anche Spoltore? Sì, pure Spoltore. Sì. Ma io non lo so, forse no. penso di sì però. No, ma non conviene, poi tutto il potere ce l'avrà Pescara. Uè, stiamo facendo tanto? No. Guardi, non è che adesso che funzioni tutto bene. Guarda. Vabbè, però intanto un po' di inizio c'è. Vedo che il dibattito è vivo tra i cittadini. Sì, sì. È stato fatto un referendum dai cittadini. I cittadini non vanno mai traditi. Allora bisogna che Montesilvano aderisce, Spoltore aderisce a fare l'unico comune unico, diciamo. Invece lei non è d'accordo, perché?
Perché no? Perché Montesilvano deve rimanere nel Montesilvano. Pescare, Svoldore e Spordore. Basta, chiuso. Siete favorevoli? Sicuramente, sì. Perché? Spero anche con Silvi. Perché così rimane tutto sulla costa, su un'unica provincia. Pensate che ci potrà essere un'opportunità in più con questa fusione? Probabilmente sì. Io sono contraria. Perché? Perché preferisco più una separazione comunale, diciamo. Una volta fatto tutto l'insieme diventa troppo problematica e anche gli uffici. Il sentore che ha i cittadini di Montesilvano come la pensano? Non sono molto favorevoli. Favorevole. Al referendum dunque hai votato per la nuova Pescara? Sì. Perché pensi possa essere un'opportunità questa? Secondo me sì. Dal sentore che hai, i tuoi concittadini che ne pensano? 50-50. Non ci sarebbero più distinzioni tra Pescara, alla fine è sempre la stessa cosa, quindi non... Tu sei nata a Montesilvano? No, io sono nata all'estero, quindi sono venuta a vivere prima a Pescara e poi a Montesilvano. Però non ho riscontrato nessuna differenza, quindi alla fine... Nuova Pescara? Certamente, perché? Quindi voi al referendum avete votato in modo favorevole? Sicuramente. Secondo voi porterà benefici questa fusione? Sicuramente sì, ce lo auguriamo perlomeno. Amore mio, sono straniero. Io vengo dalla provincia di Senio, mi trovo di passaggio. Perché la figliola ha comprato una casa di questi anni fa e noi veniamo un paio di mesi all'anno. Se questo serve a rivitalizzare un po' tutte le attività essenzialmente artigianali che ci stavano una volta e a creare uno spirito di collaborazione tra la gente, senza pensare ai campanilismi di una volta, è una cosa piacevole. Lei è favorevole alla nuova Pescara? Come no? Ma mo così è andata, noi vogliamo essere pagati. Questa la vedo un po' dura. Ma l'intervista che ci avete fatto a noi che facciamo qua? Almeno un caffè? No. Va bene il caffè? Grazie, la ringrazio, sto scherzando. Allora, queste erano le espressioni anche molto simpatiche raccolte da Antonella Micolitti all'indomani dell'insediamento della Commissione, ma insomma opinioni che non sono cambiate nel tempo, questo per spiegare un po' anche le maniche corte di qualcuno degli intervistati. Costantini, il tema che i cittadini si pongono, perché a Montesilvano appunto aveva sentito pro e contro, a Spoltore sentiremo anche quali sono gli umori della popolazione, colgono anche la mancanza di informazioni su quelli che saranno i benefici e i rischi di questa fusione. Volendo spiegare nel concreto cosa cambia per il cittadino non pescarese, ma per quello di Montesilvano, la nascita di questo nuovo comune, nella sua vita di tutti i giorni. Perché? Nella sua vita di tutti i giorni fondamentalmente non cambia nulla, o quantomeno quello che potrà cambiare soltanto in meglio, perché ci sarà una migliore organizzazione dei servizi, ci saranno più risorse, ci sarà più funzionalità. Io ho sempre fatto un ragionamento molto semplice: gli amministratori pubblici dovrebbero considerare le risorse pubbliche nello stesso modo in cui considerano il bilancio della propria famiglia, oppure il bilancio della propria attività professionale. Oggi un avvocato non penserebbe mai di aprire uno studio a Pescara, uno studio a Montesilvano e uno studio a Spoltore per ripetere magari al 70-80% le stesse attività in tutte e tre gli studi, perché evidentemente avrebbe uno spreco di risorse che inciderebbe negativamente sull'efficienza e sulla qualità del servizio erogato alla clientela. Ho fatto un esempio un po' forzato, ma la logica è sostanzialmente la stessa. Le tre istituzioni comunali di Pescara, di Montesilvano e di Spoltore, che sono gli unici elementi distintivi di una comunità che già esiste, perché non ci sono frammentazioni fisiche nei territori tra Montesilvano e Spoltore, ed anche il cittadino, uno degli intervistati, ha detto, ecco la ragazza che forse viveva all'estero, ha detto giustamente, correttamente, io sono stato a Pescara a Montesilvano e non ho percepito nessuna differenza, perché davvero i confini dei comuni tagliano in due i cortili dei condomini. Dicevo, questa frammentazione istituzionale non si giustifica, perché per il 70-80% l'attività amministrativa dei tre comuni, e quindi gli sforzi per il personale dipendente, le risorse economiche, sono dedicate a fare attività identiche a quelle che si fanno nei tre comuni. E allora io penso che mettere insieme
le funzioni amministrative, costituire un'unica entità giuridica, darà un grandissimo slancio alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione della vita delle persone e delle imprese, perché poi scendiamo nel particolare, il piano del traffico, il piano urbano della mobilità sostenibile, i piani regolatori, i regolamenti di igiene e sanità, ogni comune fa quello che gli pare, ogni comune assume delle decisioni che si pongono, potrebbero porsi in contrasto con gli interessi di una persona che abita a 10 metri dal confine tra Pescara e Montesilvano. Faccio un esempio molto semplice: se una mamma risiede a Montesilvano e ha l'asilo nido a 10 metri dal confine su Pescara, non può andare all'asilo nido di Pescara perché i criteri di accesso all'asilo nido di Pescara sono legati alla residenza e a fattori che non tengono conto del vissuto di una persona. Se una persona deve prendere il medico di medicina generale o il medico di base o il pediatra per il figlio e abita a Pescara ed ha un professionista validissimo che abita magari o che ha l'ambulatorio medico a 15 metri di distanza dal confine, non può usufruire di questa opportunità perché risiede su Pescara. Se io devo realizzare il mio piano regolatore generale, io posso pianificare lo sviluppo del territorio a confine tra Montesilvano e Spoltore, non considerando il fatto che Spoltore ha obiettivi strategici completamente diversi e quindi magari da una parte nasce un'industria insalubre, dall'altra parte nasce un asilo. Tutto questo è illogico, è irrazionale, perché di fatto un'unica grande città esiste già. L'unico confine percepibile per il cittadino è il confine istituzionale, ma è un fastidio il confine istituzionale, perché ci tengo a ricordarlo, le più grandi città del mondo nascono da processi di fusione, non c'è una sola grande città del mondo che non sia nata da processi simili a quello che stiamo vivendo noi. E poi voglio dire un'altra cosa, anche in relazione alle cose, ai ragionamenti che stiamo facendo adesso, diciamo che questo progetto ci colloca nel futuro. L'Italia ha 8.500 comuni, una frammentazione istituzionale che ha un costo incredibile, soprattutto in termini sociali, economici, di efficienza e di produttività della pubblica amministrazione. Non possiamo pensare che un assetto istituzionale preistorico, medioevale, possa resistere ai cambiamenti e agli stravolgimenti del nostro tempo. Io penso che la pubblica amministrazione debba esercitare gli stessi doveri che esercitano le imprese private. Se il sistema bancario si è fuso per essere più competitivo, più efficiente, più dinamico e più capace di fornire risposte, se il sistema assicurativo si è fuso, se tutto il mondo delle imprese va nella direzione dei processi di fusione perché aumenta la capacità di rendere servizi efficienti ed efficaci, perché la pubblica amministrazione deve rivendicare delle prerogative che nascono dalla storia? Gli amministratori pubblici devono avere coraggio e devono lanciare dei messaggi che pongono i cittadini, soprattutto i giovani, nella condizione di proiettarsi nel futuro. Noi siamo la più grande comunità del Medio Adriatico, cioè la grande Pescara, la nuova Pescara è già la città più grande. Bari è molto più piccola sia in termini di emissione demografica che in termini di superficie territoriale rispetto a quello che siamo noi, se mettessimo nel progetto Nuova Pescara anche San Giovanni Teatino piuttosto che Cappelle. Perché rinunciare a questa opportunità? Mentre noi discutiamo dei nostri problemi, si potenzia il raccordo ferroviario tra Bari ed Ancona, tra Bari e Napoli. Ancona e Roma ricevono finanziamenti per migliorare il collegamento ferroviario. Io dico, Pescara, da un punto di vista strategico, la nuova Pescara, ma ci metto anche Montesilvano, rappresenta la località baricentrica rispetto a tutto, perché è più vicino a Roma, è più vicina al centro della Croazia, può rappresentare la porta verso i Balcani. Noi stiamo qua a discutere delle prerogative di 15.000 abitanti, 18.000 abitanti, il consiglio. Mi pare veramente una cosa ci frena e che ci costringe ad avere gli occhi indietro, a guardare al passato. Eccoci, guardiamo avanti. Abbiamo visto i pro, i contro, Fantauzzi. Ma i contro, innanzitutto io credo che siamo, per la proiezione verso il futuro, credo che la nostra possa essere una proiezione più avveniristica di quella appena proposta. Il perché è questo: la fusione segue dei principi normativi che albergano a delle norme di circa 30 anni fa. La ragione per le quali veniva incentivata la fusione nel nostro paese, perché le fusioni all'estero magari vengono disciplinate da altre normative, hanno altre prerogative, in Italia vige la situazione che abbiamo in questo paese. Le fusioni in Italia vengono favorite e venivano spinte in due situazioni, o l'unione dei comuni, o che poi obbligavano la fusione, o la fusione sic et simpliciter. Quindi, perché si incentivavano i comuni a fondersi? Perché esisteva un problema di grande frammentazione del territorio nazionale di enti al di sotto dei 5.000 abitanti, che rappresentano circa
più dei 2/3 dei comuni in Italia. Gli enti sotto i 5.000 abitanti, purtroppo, con le ultime riforme sulla devoluzione dei finanziamenti statali, sulla questione relativa ai tributi locali, eccetera, entravano in crisi. In crisi perché erogavano servizi in maniera inefficiente e avevano problemi anche di carenza di personale, perché non c'è più il geometra di un comune, ma sono servizi a scavalco e via cantando. Per cercare di tornare a un livello di efficienza di servizi si incentivavano i comuni attraverso dei piccoli finanziamenti, anche di incentivi, a fondersi. La migliore efficienza si raggiungeva quando tu creavi una comunità di cittadini superiore ai 10.000 abitanti, e gli stessi problemi si riannodano quando i comuni iniziano a superare i 60-70.000 abitanti. Quindi il problema che noi poniamo è il primo. Cioè, noi abbiamo una situazione ci sono tre comuni che hanno tre situazioni di bilancio e finanziarie diverse, ovvero Pescara, successivamente al referendum che è stato fatto, è stata dichiarata in predissesto finanziario, ovvero Pescara porterà una dote certificata dalla Corte dei Conti di una somma passiva, quindi di un debito certificato di circa 80 milioni di euro. Scusami, all'interno di questa fusione. Nel 2024 è finito? Non è finito, perché il rientro è, diciamo, ci sono varie scadenze per le varie poste di debito. Comunque sia, Pescara è una situazione che in questo momento non ha capacità di potersi indebitare per i finanze, per, diciamo, investimenti, mentre Pontesilvano e Spoltore hanno una capacità sensibile e considerevole di indebitamento. Inoltre, un altro problema che noi vogliamo sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica è l'indice di pressione tributaria all'interno di questi tre comuni. Questi tre comuni hanno un indice completamente differente. Il più basso lo ha Spoltore, leggermente più elevato lo ha Montesilvano, nell'ordine di 550 euro annui, mentre Pescara raggiunge gli 800 euro annui. Questa situazione è chiaro che nel momento in cui io vado a fondere gli enti e vado a creare un unico bilancio, va a sbilanciare anche quelli che sono le situazioni dei vari cittadini delle varie comunità. Non è una questione di campanilismo, qua è una questione di capire per quale motivo dobbiamo procedere necessariamente alla fusione. E qui nasce un'altra ulteriore perplessità. Io credo che per poter erogare servizi migliori, per poter avere la possibilità di, come ha detto anche Carlo Costantini, di una mamma che vive al confine tra Pescara e Montesilvano, che voglia mandare il figlio all'asilo nido del comune di Pescara, basta associare i servizi tra i comuni. Va creata, quindi, a mio avviso, non seguire l'elefantiasi della fusione dei comuni e creare un comune ancora più grande con le regole vecchie, ma va trovata una nuova governance tra i tre comuni, una governance che oggi possa interpretare al meglio le esigenze dei cittadini. E quindi possiamo sicuramente immaginare, e ciò che sta facendo anche stanno facendo in questo momento i tre comuni, una sinergia sui servizi, che secondo me è la strategia migliore, perché se no il problema del confine lo avremo anche con gli abitanti di Città Sant'Angelo, con gli abitanti di Francavilla, e non lo risolveremo mai. Non è questa la giustificazione per fondere i tre comuni. Io credo invece che debba essere rilanciata un'area più ampia dei semplici tre comuni, che è l'area metropolitana, della quale è già stata dotata delle infrastrutture. E questa, la fusione dei tre comuni non risponde al rilancio dell'area metropolitana, perché crea comunque un limite amministrativo che non risolverà quel problema. L'aeroporto di Pescara, un pezzo a Pescara e un pezzo a San Giovanni di Latino. La fusione non risolve questa incongruenza, mentre una visione di nuova governance dell'area metropolitana consentirebbe la gestione dell'aeroporto di Pescara, ma anche l'asse verso Ortona e il potenziamento dell'area metropolitana stessa. Purtroppo è su base volontaria. La differenza è che l'area metropolitana nasce su base volontaria, ci vogliono amministratori che dicono: questa cosa non la faccio io, perché la fa qualcun altro. E storicamente, negli ultimi 30 anni, con il nostro vissuto amministrativo, si è riscontrato che è impensabile che amministratori decidano di far gestire l'appalto, di far gestire assunzioni, di far gestire piani regolatori ad un soggetto terzo. La fusione è la reazione al fallimento del sistema, dell'utopia dell'area metropolitana. Cioè, allora, questa osservazione di amministratori questo è il vissuto e l'esperienza. Io l'utopia invece la ritengo in questo. Cioè, il problema è che bisogna comprendere la finalità. Allora, io ancora non ho capito qual è la finalità della fusione dei tre comuni. Se il problema è la gestione del piano regolatore,
dei cittadini e dei servizi ai cittadini del piano regolatore ne hanno dei benefici indiretti se non nulli. Questo è il problema. Se invece è l'assistenza sociale, i servizi sociali, lei diceva, se sono, mettiamo insieme i servizi. Sono, allora, quello allora, è un altro fidanza, discorso. Fidanza, cioè, ci sono due questioni che sono state poste, su cui io chiedo insomma anche la sua opinione, nella veste che vuole, istituzionale, ma anche ci faccia capire poi come si procederà. Intanto, c'è un problema reale che è quello delle partite finanziarie e tributarie dei tre comuni? Esiste questo problema? Come si può risolvere? Ma tutti i servizi gestiti separatamente, quindi anche quello finanziario, dovranno essere armonizzati. Non è pensabile che non debba essere. Ma è prevista una camera di compensazione? Assolutamente sì, ma è evidente che sarà così, non può che essere così. È evidente che realtà più piccole da un punto di vista finanziario riescono ad essere più efficienti per una ragione molto semplice, perché molti dei servizi di cui la collettività ha bisogno li va a cercare nel soggetto più prossimo. Cioè, se noi facciamo un esempio banalissimo, la mattina noi non vediamo flussi di autovetture che si spostano da Pescara. Però io ho fatto io le sto chiedendo, perché banalizziamo ancora di più, però il tema è questo che poneva Fantauzzi. Ma il cittadino di Spoltore o di Montesilvano con la nuova Pescara pagherà più tasse? I conti del comune saranno in qualche modo posso utilizzati far rispondere, per risanare? Legge. No, risponde Fidanza, no, poi ne parliamo. Articolo 22, legge 50, 2017. Fidanza. Allora, stavo dicendo, andava proprio verso quella direzione, sì, perché no, i servizi a cui noi facciamo riferimento sono servizi che dentro la collettività sono erogati da soggetti diversi tra loro. Ora, perché noi riusciamo a dire che le sinergie del servizio finanziario può essere un servizio che può funzionare meglio? Da un punto di vista dei tributi, per una ragione molto semplice, perché nel momento in cui noi armonizziamo tutto, abbiamo sicuramente una efficienza che ci consentirà di avere una pressione fiscale diversa, differenziata. E per differenziata intendo dire dai punti di partenza, perché è chiaro che Pescara, se ha una pressione più grande, magari ce l'ha perché eroga servizi anche a soggetti esterni da Pescara, e Montesilvano ha, e poi guarda caso, i costi dei servizi, guarda caso, sono esattamente proporzionali alla grandezza del territorio. Sì, non, lei non vede un grande problema. Assolutamente no, io non lo vedo come allora, problema. Certo che va armonizzato, assolutamente. Ne parleremo dopo la prossima interruzione, che ci introdurrà l'opinione dei cittadini di Spoltore. Quindi pubblicità, poi il sondaggio su Spoltore e poi andiamo a chiarire anche questo tema che mi pare centrale in qualche modo. A tra poco. Siamo a Spoltore perché vogliamo chiedere ad alcuni cittadini cosa ne pensano della nuova Pescara, ossia della fusione tra Spoltore, Montesilvano e il capoluogo adriatico. Lei è favorevole o contrario? Io sono stato sempre favorevole, che si eliminano parecchie burocrazie. Paghiamo troppo ai politici e poi non ci accontentano mai. Sfavorevole al massimo. Perché? Perché serve solo ai palazzinari. Favorevole. Perché? Perché almeno si unisce le tre città più, diciamo, importanti. Io sono contrario perché mi tengo lì Mazzari cosa più lo comune a Pescara quando è stata prima la guerra. Io. In che senso? Mi spieghi bene. Perché a me mi piace che il comune sta dentro al centro storico. A Spoltore. Lei? Ma io non metto lingua come Papagone. Quasi no. Perché? Perché Spoltore rimane schiavo di Pescara. Una che sta alla periferia. Bravissimo, quello non. No, sai perché? Io ho 90 anni. Complimenti! Ascoltiamo quest'altro signore. Lei è favorevole o contrario? Un po' contrario. Perché? Perché non voglio essere schiavi di Pescara. È troppo confusionario. Noi siamo abituati al paese, quindi ci piace stare liberi dal paese. Favorevole. Perché pensi possa portare dei benefici? Penso di sì. Sì, io sono proprio Spoltorese doc, quindi
Almeno di poter parlare col sindaco qua, cioè a meno che non lasciano una succursale qui, direte, non lo so come faranno. Non vedrei una bella cosa con Pescara che con gli altri comuni, perché sicuramente essendo più grande prenderanno la maggior parte, tutto nel loro... Diciamo, non ci darebbe quello che abbiamo oggi. Guardi, io ho conosciuto il promotore che era Carlo Costantini e credo che sono favorevole per certi versi, poi per altri versi la politica oggi lo vediamo, insomma, quello che stanno combinando, cioè un bel niente, perché come hanno anche loro detto, insomma, Spoltore può essere diciamo, è appetibile dal punto di vista sia per costruire anche per altre cose, perché insomma Montesilvano è saturo, Pescara è uguale, quindi Spoltore da questo punto di vista, quindi non vorrei che poi, cioè, si formi questa grande Pescara poi per altri fini e interessi. Cosa dire, questa domanda gliela posta direttamente quello che un suo conoscente lo ha detto, per cui c'è questa questione del rischio di in qualche modo mattone selvaggio a Spoltore nello specifico, ma più in generale di conformazione degli strumenti urbanistici delle tre città ad un'unica pianificazione. Questo è il problema più reale, mi pare di capire, e su cui ci sono molte perplessità da chi è contrario. Mi fa sorridere perché le norme urbanistiche del comune di Pescara sono straordinariamente più restrittive di quelle del comune di Spoltore e di quelle del comune di Montesilvano. A Montesilvano si è consentito di tutto e di più, a Spoltore un po' meno, ma comunque Pescara ha una disciplina urbanistica da anni che è enormemente più restrittiva di quella di Montesilvano e di Spoltore, quindi mi chiedo che tipo di ragionamento si stia seguendo quando si dice che questo progetto in qualche modo nasconda delle mire del comune di Pescara. In realtà è vero l'esatto contrario, qui si tratta di valorizzare proprio le comunità di Spoltore e di Montesilvano. Io per esempio, quando si parla della sede della nuova regione, io non escludo Spoltore, cioè perché non pensare ad un territorio come quello di Spoltore per ospitare la nuova sede della regione Abruzzo. Io vorrei che in qualche modo ragionare in termini di nuova Pescara, inglobando Montesilvano e Spoltore, possa consentire a tutti di cogliere il massimo delle opportunità. Tanto oggi noi parliamo di edilizia, privata, oggi l'edilizia è in crisi, la popolazione residente tendenzialmente è in calo, insomma non ci sono tutti questi affari, io non vedo tutte queste imprese desiderose di investire per la realizzazione di palazzine, magari questo è un ragionamento che si poteva fare 20 anni fa, adesso è vero piuttosto il contrario, ma io voglio fare un esempio pratico, Montesilvano, la ricettività turistica riferita per esempio ai congressi, il turismo congressuale, cioè Pescara, la parola Pescara è la parola più cliccata nei motori di ricerca rispetto all'intero Abruzzo. Nei motori di ricerca la parola Abruzzo è completamente non conosciuta, mentre la parola Pescara è la più diffusa perché evidentemente, forse per via dell'aeroporto di Pescara, chiunque da tutto il mondo voglia arrivare in Abruzzo clicca la parola Pescara. Immaginate cosa potrebbe voler dire per le strutture ricettive alberghiere di Montesilvano potersi chiamare Pescara. Cioè basterebbe chiamare Nuova Pescara o qualcosa che aggreghi e incorpori tutto, cioè vorrebbe dire per l'operatore economico di Montesilvano aprirsi un minuto dopo ad un mercato di decine di milioni di potenziali clienti che oggi non raggiunge semplicemente perché c'è questa separazione anche nominativa che impedisce l'accesso a nuovi mercati e a nuove opportunità. Ho fatto l'esempio della ricettività turistica congressuale perché Montesilvano ha delle potenzialità straordinaria, al Pala Congressi è veramente nata per sviluppare questa vocazione. Ecco, la mia idea è che questo grande territorio, che rappresenta l'inizio di un percorso più ampio, perché guai ad immaginare che Pescara, Montesilvano e Spoltore possano esaurire questo processo di crescita della grande città, la mia idea è che in un ragionamento di prospettiva ogni territorio valorizzi il più possibile le sue vocazioni. È evidente che se Montesilvano ha uno straordinario paracongressi, Pescara non deve pensare di realizzare un paracongressi per fare concorrenza a Montesilvano. Viceversa, se Spoltore ha delle caratteristiche particolari che in qualche modo l'hanno resa riconoscibile nel corso degli anni, Montesilvano non deve investire in quelle stesse
stesse caratteristiche, cioè bisogna razionalizzare anche le funzioni per fare in modo che tutti insieme si lavori per far ottenere il massimo rispetto alla funzione che caratterizza un certo territorio, in un ambito in cui evidentemente bisogna guardare il mondo che cambia. Io questo lo ribadisco ancora una volta, sta cambiando il mondo, i nostri ragazzi vanno via, non esistono più barriere, non esistono più frontiere, possiamo pensare di continuare ad affrontare le difficoltà del nostro tempo con centinaia di dipendenti che tutti i giorni la mattina quando arrivano fanno le stesse cose, perché queste cose le dobbiamo dire. L'80% delle attività, dei provvedimenti amministrativi sono identici. Noi abbiamo 50 dipendenti a Montesilvano, 150 a Pescara e 20 a Spoltore che la mattina vanno in comune per fare le stesse identiche cose. E allora, ma se fosse un'azienda privata, no, assolutamente no, si utilizzeranno meglio le risorse per migliorare i servizi. Ma se fosse un'azienda privata, noi l'accetteremmo in un'azienda privata un sistema del genere? No. Allora io dico, perché non consideriamo i comuni e le risorse dei comuni come se fossero risorse nostre? Questa è una cosa che mi fa molto arrabbiare. I soldi dei comuni devono essere trattati come se fossero soldi nostri, e se in una nostra azienda non accetteremo mai che 150-200 persone lavorino tutti i giorni per fare le stesse cose, a livello comunale e di risorse pubbliche dobbiamo ragionare alla stessa maniera. Altro tema che poneva, oltre ovviamente a replicare su questo Fantauzzi, uno dei cittadini intervistati, è il rapporto diretto con gli amministratori a Spoltore. Il sindaco, io lo vedo qua tutte le mattine, entra in comune, se riesco a parlarci è più facile tenerlo qui. Ecco, anche no. Questo è un altro argomento su cui c'è un po' di presa da parte dell'opinione pubblica. Sì, ma innanzitutto le persone che sono state intervistate sono state utili appunto per comprendere sia il livello di comprensione sulla fusione dei comuni, ma anche per far comprendere che cosa? Che ci sono delle esigenze dei cittadini che non intendono derogare a nessuno, e queste sono la ratio proprio degli enti locali e dei comuni in Italia, cioè l'erogazione dei servizi di prossimità alla comunità più vicina. Il comune ha quella funzione, cioè è l'ente più vicino ai propri cittadini, e soprattutto ha un'altra funzione che storicamente è stata assunta, che è quella l'identità di una comunità, che questo progetto non prende in considerazione. E non è un campanilismo, cioè non è che c'è l'abitante di Spoltore o di Montesilvano che si contrappone a un'altra comunità, no, vuole mantenere e affermare la propria identità. Io faccio una battuta molto... Dovrete discutere, perché è una festività del Santo Patrono. Il Santo Patrono che cosa rappresenta? È un bagaglio culturale storico di una comunità. Non solo un giorno di festa, rappresenta la storia di un comune, di una città, di un gruppo, di un abitato, di come si è evoluto, di come si è sviluppato e delle tradizioni in esso contenute. Io poi su una questione, la fusione non può essere una questione di marketing, cioè non, a un albergo mettere Pescara perché è come indicizzazione, uno va più di Montesilvano eccetera, allora vediamo le indicizzazioni, ho fatto un esempio, ma la parola arrosticino è più cliccata di Pescara, allora chiamiamoci nuovo arrosticino, cioè nel senso, come marketing potrebbe funzionare, ed è una battuta questa. Il problema è un altro, cioè la corrispondenza, il perché, e torno sempre e mi ripeto, questa fusione secondo me ha degli squilibri e serve sostanzialmente per sistemare alcune problematiche di cui Montesilvano e Spoltore non ne fanno parte e non le hanno generate, che è il problema di Pescara. Pescara, abbiamo detto, ha un problema di finanza pubblica, di gestione dei conti, che non può essere sanato da Montesilvano e da Spoltore. Questo è chiaro, è evidente, perché seppur vero che l'anno prossimo, nel 2024, termina una tranche del piano di rientro, un'altra parte è procrastinata perché durava 30 anni e sarà ancora sul groppone dei cittadini. Quindi che vuol dire? Che se Montesilvano, Spoltore e Pescara hanno tre situazioni differenti, o sono state amministrate diversamente, e su questo Costantini sicuramente non converrà, perché Montesilvano e Spoltore e Pescara, se hanno queste tre situazioni economiche, non è per una buona o cattiva amministrazione, ma perché l'ente più grande va in sofferenza. Va in sofferenza perché più aumentano i cittadini e più aumenta il costo per l'erogazione dei servizi, ma non perché vanno cittadini di prossimità a prendere quei servizi, ma perché è il sistema che lo porta a non essere più economicamente gestibile e vantaggioso. Il problema poi è anche quello del personale. Ci sono tre comuni,
con il proprio personale che fanno le stesse cose. Questo personale non è che viene dimezzato. La razionalizzazione che cosa comporta? Che comunque sia i dirigenti di Montesilvano, che hanno i propri settori, perché Montesilvano è un comune strutturato a differenza di quelli piccolini dove i dirigenti magari non ci sono, Montesilvano ha dei dirigenti per dei settori uguali a quelli di Pescara. Quindi duplichiamo la dirigenza. Che cosa facciamo in quel caso? Lo razionalizziamo, lo togliamo da dirigente, lo mandiamo a dirigere il traffico? Che cosa facciamo con questo personale? Ma secondo me questo non è il problema. Il problema è sempre quello. Io guardo i cittadini, li vedo. Io sono un cittadino che la mattina mi sveglio, porto mio figlio a scuola e ho la strada dissestata, ho la scuola senza palestra, ho altre questioni. La Nuova Pescara, il problema a Montesilvano non me lo risolve, perché diventerò allora la periferia di quel comune, ma poi anche perché non è una prerogativa di Pescara, una priorità di Pescara fare la palestra alla scuola vicino a casa mia. Questa è la preoccupazione della gente. Allora, ed ecco un attimo, sì, termino. Sì. Ed ecco perché quel signore di Spoltore dice: io preferisco guardare il sindaco, averlo vicino, perché glielo vado a dire, il sindaco conosce la mia problematica. In un ambiente, un'area vasta come quella che si va a creare, Villa Carmine. Cioè io prendo chi abita magari a Porta Nova, eccetera, o una persona, un abitante di Pescara, di andare a Villa Carmine e preoccuparsi della situazione di Villa Carmine. Allora, cioè nasce un po'. Allora, su questo vediamo. Intanto che risposte ci sono dal punto di vista statutario, o di quello che sarà il prossimo statuto, le soluzioni su cui si lavorerà, le chiedo a Fidanza. Per tenere comunque un rapporto diretto tra amministrazione, amministratori e cittadini. Ci saranno per esempio nella Nuova Pescara delle circoscrizioni, dei quartieri così come sono organizzate adesso istituzionalmente a Pescara? Che tipo di assetto governance verrà fatto per quanto riguarda le circoscrizioni nella Nuova Pescara? Allora, da un punto di vista della gestione dei servizi, io credo che l'unione dei servizi stessi e quindi dei tre comuni porterà sicuramente dei benefici per via delle economie di scala, per via anche di una gestione più centralizzata che non può che portare vantaggi. Faccio un esempio: il comune di Montesilvano è un comune, da un punto di vista del numero dei dipendenti in rapporto al numero degli abitanti, sottodimensionato in una maniera drammatica. E questo basterebbe chiederlo non ai passanti, agli intervistati, perché loro non hanno tutte le informazioni. Basta chiederlo agli amministratori, anche ai locali, alcuni dei quali sono anche contrari. Basta chiedere come siete messi da un punto di vista del rapporto pianta organica in una situazione drammatica. E questo è chiaro che viene da un percorso, non colpa del Comune di Montesilvano, ma per una serie di leggi nazionali che hanno fatto sì col consolidamento della spesa storica e poi i blocchi delle assunzioni. I comuni che tendenzialmente in quel periodo, 20-30 anni fa, tendevano a crescere sono stati fortemente penalizzati. Il numero dei dipendenti del Comune di Pescara, che è doppio, più che doppio del numero dei dipendenti della popolazione, non ha lo stesso rapporto dei dipendenti. Quindi lì è una situazione complessa. Non è vero che in una situazione di rivisitazione le persone che fanno gli stessi atti, come diceva Costantini, non sapremmo cosa fargli fare. Non sappiamo da dove cominciare per fargli fare altre cose, per dare migliori servizi. I quartieri. Questa è la parte, diciamo, della gestione dei servizi. Da un punto di vista istituzionale, la legge regionale consente di impostare il ragionamento dentro la rappresentanza politica in modo tale che lo statuto possa prevedere anche rappresentanze che rispondono a quelle domande dei cittadini, tipo non è che noi chiuderemo i municipi, oppure statutariamente si pensa di chiudere i municipi e la rappresentanza che c'è all'interno. Assolutamente no, la stessa legge regionale cita questo aspetto, ma è evidente che lo statuto sarà la sintesi di un percorso lavorativo, statuto non arriva all'inizio e quindi tutti faranno i conti con lo statuto, arriva alla fine. Fare una domanda io al Presidente, gliela fa lei io, su questa questione appunto della previsione della legge regionale di
organizzazioni, diciamo, sub... Scusami, è il testo unico che lo no, dice. Però il, no, però noi non potremmo istituire... No, il testo unico domanda, però ci domanda, dice vabbè, che non possiamo istituire circoscrizioni e municipi perché non raggiungiamo il numero di abitanti necessario, una soglia, sono 250.000. Quindi se vogliamo fare un comitato di quartiere che non ha però natura decisionale e di erogazione di servizi parziali come sono i municipi, non serve a niente. Se gli diamo invece un'istituzione, ma non si può dare, perché la norma nazionale lo vieta, quindi è un desiderata, è una prospettiva. Se cambiano le soglie, forse avremo i municipi nella nuova Pescara. Questo dovrebbe essere detto. Sto cercando la norma del testo unico che dice che è possibile fare. Assolutamente sì, ma assolutamente sì, lo dice anche la legge regionale. Non lo impone, lo dà come possibilità, ma siccome il risultato dello statuto sarà la volontà dei tre comuni, ecco, la volontà sarà l'oggetto terzo che sarà incaricato professionalmente di redigere lo statuto e gli altri lo devono approvare. Sarà la sintesi della politica che in questi anni dovrà lavorare per trovare le convergenze. Certo, allora, le convergenze bisogna trovarle. La volontà dei tre comuni. Allora, sulla volontà dei tre comuni faccio l'ultima domanda, Fidanza, con cui chiudiamo per capire quello che potrebbe succedere. Un comune non ha problemi, Pescara si è insomma, in qualche modo tirato fuori da questa discussione che si è riaperta. I sindaci di Spoltore, centrosinistra, e di Montesilvano, centrodestra, hanno guardato con attenzione, erano presenti anche alla conferenza stampa, della nascita del comitato per il no alla nuova Pescara. Lei si attende, appunto facendo appello come ha fatto un minuto fa esattamente alla volontà dei tre comuni, una retromarcia di fatto nell'attività futura dei vostri lavori da parte dei sindaci delle maggioranze di Montesilvano e di Spoltore? Io quello che mi attendo, e l'ho detto chiaramente più volte anche in momenti pubblici ma anche in momenti privati, quello che mi attendo è che nel frattempo che la legge regionale è questa, la politica, quindi i sindaci, i presidenti dei consigli comunali, i capigruppo, tutti gli addetti ai lavori partecipano ai lavori di questo percorso con dedizione, lavorando e cercando di portare a casa i dettati della legge regionale con le mediazioni necessarie per le visioni diverse dei tre comuni. Ora è evidente che dentro a questo percorso ci sono delle posizioni diverse, lo sappiamo, lo ripeteva anche lei, Pescara un po' diciamo così, è quella che è più serena e più tranquilla. Le entità meno serene e meno tranquille sono Montesilvano e Spoltore. Spoltore dice, per bocca del suo sindaco, in sostanza, noi non è che siamo pregiudizievolmente contrari, noi siamo soltanto timorosi di come arriveremo a compiere questo percorso. Ma ci poniamo in questa fase con un aspetto critico, ma comunque continueremo ad accompagnare questo percorso. Il sindaco di Montesilvano dice più o meno la stessa cosa, più o meno la stessa cosa, anche se non proprio la stessa cosa. In sostanza Montesilvano dice, noi da sempre abbiamo pensato, parlo della sua attività amministrativa, non come ente comune, da sempre abbiamo pensato che bisognava cominciare a lavorare soprattutto sulla fusione dei servizi, qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta meno, e vorremmo cominciare su questo terreno, su questo fronte. Ma nel frattempo, io dico a lui, ma non a lui personalmente, dico a lui, alla rappresentanza istituzionale del Comune di Montesilvano, ma nel frattempo che noi abbiamo a che fare con questa legge, dobbiamo nel frattempo lavorare per trovare le sinergie e le convinzioni per applicarla, altrimenti il comitato del no che faccia tutte le iniziative politiche e che convinca il legislatore regionale a intervenire. E fin quando non riesce a convincere il legislatore regionale, quello che farà. Anche il comitato del no ci deve è sostenere che, nel è lavoro. Quello che Fantuzzi ha detto che farà. Grazie Presidente Finanza, grazie Carlo Costantini, grazie Andrea Fantuzzi, naturalmente ci ritroveremo di qui al 2022, se non al 2024 come più probabile, a parlarne nuovamente. Grazie ai nostri telespettatori, arrivederci. Articolo 16.2. I comuni istituti.